Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Costantino Vitaliano, un nome che riecheggia ancora nei corridoi della fama televisiva per il suo ruolo iconico nel dating show Uomini e Donne nel 2003, ha recentemente offerto uno sguardo intimo sulla sua vita, in un'intervista commovente con Caterina Balivo nel programma La Volta Buona. Famoso per il suo irresistibile fascino e il carisma che hanno conquistato il pubblico, Costantino si trova ora a navigare in acque molto più turbolente, lontano dalle luci della ribalta. Affronta una malattia autoimmune rara, una battaglia che ha capovolto il suo mondo e ridefinito le sue priorità. In questa battaglia silenziosa, i medici cercano ancora una cura, lasciando Vitaliano a confrontarsi con una realtà nuova e spaventosa. Nell'intervista ha aperto il suo cuore, ricordando i tempi in cui la ricerca di fama e ricchezza sembrava l'unico obiettivo degno di nota. Ero affamato di soldi, desideroso di offrire a me stesso e ai miei cari ciò che non avevamo mai avuto, ha confessato con un filo di rimorso. La sua realtà però, era composta da un delicato equilibrio tra spendere per mantenere un'immagine e guadagnare abbastanza per sostenerla. Mentre rifletteva sul desiderio dei suoi genitori di una vita più semplice, Vitaliano ha espresso con nostalgia quanto poco fosse necessario per renderli felici. Una casa vicino al mare e piccole comodità, come nuove pentole per cucinare. La perdita dei suoi genitori, Orazio e Rosina, in così breve tempo l'uno dall'altro, ha lasciato un vuoto incolmabile. Costantino conserva i loro nomi nel suo cellulare, un promemoria doloroso della loro assenza. Questo lutto profondo lo ha spinto a ritirarsi dalle scene e a dedicarsi alla sua giovane figlia, Ayla, cercando conforto nella sua presenza e una vita più riflessiva lontano dalle pressioni del mondo dello spettacolo. Oggi, mentre combatte con una malattia che ha svelato un mondo di sfide sconosciute, Costantino Vitaliano riflette sulla sua esistenza da una nuova prospettiva, valorizzando i momenti con la sua famiglia e imparando a navigare attraverso le tempeste con una resilienza rinnovata. Facciamo i nostri migliori auguri a Costantino per una ripresa definitiva dal terribile dramma che lo sta colpendo. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!